Ebbene sì, oggi è il fatidico venerdì 17, allora non lo so se per scaramanzia, ma anche per curiosità, perché tu sei un esperto di questa data, siamo venuti a capire perché porta male, tra singolette, perché appunto esorcizziamo poi anche questa credenza. Ma le storie di superstizione vengono tutte di un passato di qualsiasi tipo e si trasmettono tra passaparola. Quindi la gente in un passato lontano ha vissuto una cosa che si trasforma grazie a passaparola in una storia che oggi ha un significativo, una significazione, un significato. Magari un po' diverso, ma sempre legato a questa origine vecchio. E quindi vediamo così come nel nostro presente siamo sempre legati al passato tra passaparola nelle generazioni, ecco. Quindi il giorno 17 ha questo significativo, ha questa importanza in un senso negativo, Che diciamo. poi ancora di più si è legato al venerdì, perché non è un 17, è proprio il venerdì 17. Sì, perché la gente ha preso una data in un passato in cui è successa una cosa negativa e ne ha fatto quasi una regola per la vita di oggi, Mi ecco. dicevi che in Germania invece è il 13. Ecco, questo è anche molto legato alla cultura, quindi per me era un po' interessante ad imparare che in Italia il 17, il venerdì 17 è una data negativa, diciamo, con questo significativo, in Germania è il venerdì 13, ecco. Ma si sa cosa successe appunto in questo fatidico venerdì 13 o in questo fatidico venerdì 17 a chi? Allora, come con tante storie di questo genere, ci sono sempre 15 spiegazioni. Una viene dell'idea che sui graves, come si dice, sulle tombe, era scritto, e per quello che ho preso questa cartina, vixi, quindi in latino vuol dire vissi, sono vissuto. Però la gente ne ha fatto quasi il numero XV. 1-1, quindi che fa 17, e ora la gente dice: ma 17 vuol dire morte, morto quindi. È una storia che veniva trasformata nella storia, ecco. Senti, certo che trasportando il tutto nella comunicazione, no? Riuscire ad appropriarsi di questa capacità della gente di tramandarsi e di viralmente diffondere delle credenze, quindi dei credo, è il top per i brand. Eh sì, allora per tanti anni abbiamo pensato che passaparola e la capacità della gente di parlare sia una cosa che capita oppure non capita. Capita in modo positivo o capita in modo negativo. E invece noi abbiamo capito durante i 10 ultimi anni che è una cosa che si può utilizzare in un certo senso. Quindi possiamo lavorare con quelli che sono pronti a parlare. Possiamo trovarli nei database che possiamo gestire e poi lavorare con loro in un modo positivo per i brand. Quindi questa potenza che può vivere tra i secoli, possiamo ora utilizzare proprio per il marketing e per i marchi. Come cambia, ecco, il modo di utilizzarlo a livello di marketing? Insomma, la vostra società ne fa il suo cavallo di battaglia, ecco, ma qual è la tendenza? Quello che è importante è che i marchi devono imparare un altro modo a parlare con i consumatori. Nel passato era sempre importante da mostrare il marchio nel modo più bello, ottimo, perfetto, quindi la pubblicità. Quando vogliamo spingere la gente a aiutare ai marchi nel marketing, dobbiamo permettere ai consumatori a essere i più bravi, i più belli, i più importanti. Quindi per la gente che lavora nel marketing è un po' un cambio mentale di dare questa attenzione ai consumatori e invitarli a fare parte di un progetto che prima era sempre un progetto dei marketing, che ora diventa un progetto
per un po' tutti che vogliono coinvolgersi. Quindi è un cambio proprio mentale della gente. Tra l'altro, ecco, possiamo anche dire che praticamente nel vostro tipo di utilizzo del passaparola il consumatore diventa poi influencer, cioè è lui che poi trasporta praticamente i benefici di un servizio, di un prodotto nella sua cerchia di conoscenze, quindi insomma siccome lo adotta lui lo fa adottare. Sì, e la gente soprattutto presentandosi come uno che sa qualcosa di più su un prodotto, su un marchio, può rinforzare anche il suo immagine personale nel suo cerchio sociale, quindi non è soltanto un ruolo di influencer, ma è soprattutto anche una possibilità di presentarsi nel meglio modo, no? Nel modo migliore. Quindi secondo noi questa filosofia di dare ai consumatori la chance di presentarsi come un VIP del marchio e proprio fa parte del futuro del marketing. Senti, giusto per riconnettere il cerchio, visto che oggi è venerdì 17, visto che abbiamo parlato di questa data e del perché porta con sé tutta questa insomma credenza, c'è una nuova campagna che parte proprio oggi vostra? Credo di no. Allora, di solito iniziamo martedì o giovedì. Quindi venerdì di solito non ci sono nuove campagne. Non è scaramanzia. Non è per questo, è il nostro sistema di gestire le cose.